Bentornati sempre qui su B Square Gaming. Come al solito, questa è la maratona di Black Ops 3 e quindi direi subito di iniziare senza tante fregnacce all'inizio. Comunque mi raccomando, bei like, belle spolliciate. La presenza di droni e robot da battaglia ha ridotto di molto l'uso di fanteria umana. Vabbè, questa cosa qui l'avevamo già fatta. Ma come sapete, continueremo a seguire la strada della negoziazione diplomatica. L'accordo ha negato l'invio di truppe nella regione, dichiarando di preferire una soluzione diplomatica alla crisi in atto. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri alleati per fornire tutto il supporto tattico necessario. Come sapete io salto, l'avete già vista, ma è per nascondere naturalmente i caricamenti. Allora ragazzi, siccome sono i primi video, mi raccomando, belle spolliciate. Condivisioni, qualsiasi cosa aiuta il canale. Come abbiamo detto, stiamo facendo dei test. Questa è una serie che sicuramente non si sposterà su altri canali. Però ragazzi, mi raccomando, qualsiasi piccolo aiuto aiuta. Ok, archivio dati personali. Accedi agli archivi, ok, tramite codex. Personalizza il tuo profilo. Musica, armi, codex, programmi, ok. E programma C sono spesso precedute, ok. Chiudi browser. Tag clan, biglietti da visita. Ah, posso mettere anche il biglietto da visita? Figata, inutile ma figata. Io metto il teschio. Musica. Ah, c'è anche la musica. Video, galleria, armi, emblemi. Vabbè, direi che possiamo mettere questo emblema qui. È a posto. Ragazzi, non ho ancora... Allora, vedi i completi. Vediamo i completi. Sotto copertura, blackout. Per il momento mi piace sempre il prototipo, devo dire, il casco. Oh, questi sono belli, cacchio. Mettiamo questo. Cambia personaggio, no, sti cacchi. Qui che cosa abbiamo? Collezionabili, chi se ne frega. E stato di servizio, che sono i Honor. Ehi, Hendrix, mi ricordi dove siamo? Ah, sono ancora tutte bloccate. Delle mie città preferite, tra quelle che detesto. Dobbiamo vederci con il nostro nuovo collegamento, nella zona di quarantena. Ah, giusto. È un'operazione della CIA, e questo è un loro rifugio. Ok, quindi... Almeno questo te lo ricordi. E spero ricordi cosa penso del fatto che la CIA controlla ogni nostra mossa. Ah, la CIA controlla sempre tutto, Hendrix. Dovresti saperlo. Forse è l'età a renderti più scontroso. Bene ragazzi, allora adesso vi lascio al filmato, siccome non ho i sottotitoli eviterò di parlare. La stazione della CIA non risponde. Creata dopo il disastro di Singapore, la stazione aveva il compito di monitorare le operazioni locali. Con la creazione del muro e il fallimento dei vari piani di evacuazione, l'intera zona è finita in mano all'organizzazione criminale dominante, i 54 immortali. Dimmi cosa hai saputo dalla CIA. Il dossier ripercorre tutta quella brutta storia. L'esplosione alla vecchia struttura Coalescence ha fatto 300.000 morti. E le super tempeste hanno impedito di evacuare e di bonificare l'intera area. Allora perché la CIA ha chiesto proprio a noi di indagare sul posto? Gli immortali sono in affari con il CDP e i suoi alleati. Contrabbando di armi e tecnologia. Ecco perché la CIA si caga sotto. Adesso addirittura a cagarsi sotto. L'obiettivo dei Black Ops è solitamente non avere nessuna, cioè nessuna operazione ufficiale sul posto, nel senso, quindi non è tanto cagarsi apposta, cioè cagarsi addosso, cioè secondo me è semplicemente non voler far vedere che state intervenendo, ma state intervenendo. Ragazzi, questa roba ha un sapore davvero favoloso. Dopo tutte quelle razioni di merda, mi sembra il paradiso. Sai, potresti innestarti una mod che fa sembrare tutto squisito. Se lo facessi,
Non potrei più apprezzare il cibo vero. Qui facciamo sul serio, eh? Ok, siamo al capolinea. Merda, ho preso il fucile a pompa senza saperlo. No, non avevo preso il fucile a pompa. Ok, all'opera. In questo cesso anarchico è un bene essere autorizzati all'uso di qualsiasi mezzo necessario. Al culmine della tempesta, i venti soffieranno a 150 miglia orarie. Tieni, ti darà qualche possibilità in più. Kane, procediamo a disturbare le comunicazioni dei 54 immortali. Ricevuto, Hendrix. Purtroppo dovrete fare una sosta lungo il tragitto. Gli immortali hanno già fatto irruzione nella Black Station. Ora stanno preparando un carico giù allo scalo. Perché gli immortali attaccherebbero delle baracche? Forse qui c'è qualcosa che gli interessa. Se del materiale sensibile finisse in mano al CDP, l'accordo di Winslow potrebbe rimetterci parecchio. Ho già richiesto il supporto dei droni, ma intanto dovete intercettarli. Non voglio lasciare nulla al caso. Ho capito. Andiamo. Movimenti. Stiamo giù. Gli immortali gestiscono un traffico di carne umana. Vendono persone a chiunque ne abbia bisogno. Per questo motivo hanno attaccato la baraccopoli. Che le ha messo al collo? Il collare impedisce i tentativi di fuga. Hendrix, ehi, abbiamo una missione. Qui non possiamo fare molto. Uccidiamo quel bastardo! Ah, così proprio. Mettiamoci al riparo. Vieni. Ragazzi, l'ambientazione, devo dire, mi piace molto, ma... ecco. D'accordo. Nemici nell'edificio. Terzo piano. Ok, ecco, avevo switchato al naturalmente... Pisci con i micromissili. Ok, allora, i micromissili. No, dovrebbero essere questi. Forza, sistema quel bastardo. Ci sono. Ok. Avevo attivato per sbaglio. Oddio, granata. Perfetto. Ancora lì, eh. Un altro essere mondo di lì. Ah, cazzo, questo è blindato. Come la supercazzola. Quindi... quella corazza resiste perfino agli esplosivi. Cosa vuol dire? Quindi che cazzo devo fare? No, non è che... ancora, c'è questo stronzo. Ma non t'avevo ucciso, porcaccia. Non so cosa devo fare, se effettivamente... allora, innanzitutto pigliamo i rifornimenti. Poi usiamo un po' di granatine. Ma non è servito a niente, quindi direi di procedere in qualche direzione. Magari più avanti troveremo un modo su come uccidere queste varie persone. Oh merda, è proprio lì. Sarà un bel dramma, cazzo. Non ho la più vaga idea di come fare a uccidere sto stronzo. Ok. Merda, c'è... ah no, Hendrix. Minchia, stavo sparando... smettila di sparare, Hendrix.
Ok, un modo c'era, come vedete. Chi è che mi spara? Sapete che non ho ancora capito chi è che mi spara? Sarà qui. No, un respiratore sicuramente può essere utile. Ah, eccolo dov'era. Tutto ok. Merdone. Il bastardo era un osso duro. Ovvio. Da queste parti gli immortali possono mettere le mani su armamenti più. I venti saranno ancora più impetuosi man mano che saliamo. Dovrai usare la bullonatrice e reggerti più forte che puoi. Occhio al vento, usa la bullonatrice. Beh, sto usando la bullonatrice. Reggiti. Ma non ho capito perché hanno introdotto queste super tempeste senza... senza poi dire nulla, cioè non hanno molto dato spiegazione da dove derivano queste super tempeste. Francamente non me ne frega anche un cazzo, vabbè, noi le prendiamo come... Sì, ho capito, ma ogni 2 secondi devo usare la bullonatrice, oh. Dai, corri, stronza. Io sto correndo, fate voi che sto correndo. Attacco con droni autorizzato. Arriviamo. 10 secondi all'attacco. Effetto negativo. La tempesta è troppo forte. E non farà che peggiorare. Fanculo. Kane, noi andiamo. Hendrix, in posizione. Beh, dai. Facciamolo. Uccidiamo tutti come al solito. Va bene, ragazzi, se ho la voce rock, se non mi sentite molto sveglio... è perché mi sono appena svegliato, quindi sto registrando come un pazzo. Ah, Hendrix è già lì. Prepara la bullonatrice. Ecco, bullonatrice. Che bello sto pezzo della bullonatrice. Arriva l'ondata. Usa la bullonatrice. Bullonatrice. Bulloniamoci. Sì, ma che due palle, cazzo. Ma neanche al mare da me ci sono così tante onde, oh. Dai. Se ti resta qualche razzo, è il momento di usarlo. Ricevuto, Hendrix. Beh. No, bullonatrice! Merda. Oh, perfetto, ragazzi. Siamo di nuovo qui. Dopo un piccolo scambio di vedute differenti con questi amici. Adesso il problema è che al di là dello scambio di vedute, io ho bisogno di rifornimenti. E qui di rifornimenti non ne vedo. La tempesta peggiora. Presto la zona sarà impraticabile. Ok. Allora, Hendrix è lì. Non ho capito perché... cioè, come cazzo ci è arrivato già lì, ma noi non ci facciamo domande. E cominciamo a rullare. Come se non ci fosse un domani. Non si vede niente. Attiva la modalità tattica, così non ci fregheranno. Ma ce l'ho già in modalità tattica da circa 2 ore. Ah, ma erano questi qua che mi scartavetravano la minchia. Ah, ce n'è uno là dietro. Usiamo il super pugno. No, era troppo lontano. Mi sono sbagliato, ho sbagliato valutazione. Aio, ce n'è uno là sopra, sbaglio. C'è uno anche lì, ma non riesco più a vederlo. Ok. Ah, questo è Hendrix. Dai. Ma l'ho fatto prima io. Perché mi ha tirato la pizza? E adesso? Interfaccia, ti userò la tua DNA per estrarre e cancellare le informazioni. Puoi farlo? La tua DNA è connessa al nostro database centrale, lo sai, Hendrix. Tutte le trasmissioni sono registrate. Ok, quindi violiamo il sistema. Ragazzi, che bello avere una CPU installata nella testa. La tempesta...
tempesta peggiora. Quella nave cisterna sta per staccarsi dai frangiflutti. Ricevuto. Grazie, Kane. Io prendo il ponte di sopra. Tu va di sotto. Che bello. Pronti? Cioè, che devo fare, ragazzi? Ah, irrompi. Vabbè, dai, irrompiamo. Ok, raggruppiamoci. Io sono di fronte alla porta. Se forse... Ah, ok. Devo proprio andare. Ok, perfetto. Arriva la tempesta! Merda! Quella nave distruggerà il mono come fosse di cartone. Merda. Via, ora! C'è una stazione della metro. Vi porterà al centro comunicazione dei 54. Figa, sei powerful. Questa è la nostra fermata. Minchia, meno male che siamo metà robot, perché sennò sarebbero stati bei cazzi. Ok, per nuotare verso il basso, per nuotare verso il l'alto. Facciamo pulizia e ti aggiorniamo. Ok. Fate in fretta. Abbiamo saputo che certi dati relativi ai punti deboli delle forze armate dei nostri alleati sono già finiti in mano al CDP. Questo comporterà gravi perdite per la nostra fazione. Non devono scoprire altro. Ricevuto. Per la nostra fazione. Bene, questo direi, mi ci trovo così bene. Va bene, oddio, la mitraglietta più piccola era buona, era utile anche quella, però per il momento ci teniamo con questo bello strumento. Adesso vediamo un po' se c'è qualcuno. Merda, ragazzi. Comunque ragazzi, io vi taglio qui, siamo nell'ombra, quarantena a Singapore, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao belli!